Emergenza all'ospedale veneziale della città Pentra. Con l'imminenza del periodo estivo e con esso delle ferie e del personale, rischia di chiudere i battenti il pronto soccorso per mancanza fisica di sanitari in servizio. Una situazione resa ancor più pesante dal prossimo pensionamento di un chirurgo, un medico che garantiva diversi turni e della cessazione del servizio di uno dei medici venezuelani. Ma ascoltiamo le considerazioni di Lucio Pastore. Siamo all'anno zero, in sostanza io arrivato a questo punto non si riescono più neanche con le prestazioni aggiuntive ad assicurare tutti i turni di servizio. Questa situazione è stata più volte presentata alla dirigenza, ci sono note scritte che ormai da diversi anni, attualmente stanno andando via una venezuelana per motivi familiari ed anche un dottore che faceva molte attività aggiuntive appartenente a un altro reparto, va in pensione, quindi non può darci una mano. Quelli del pronto soccorso si rifiutano di fare attività aggiuntive perché la situazione è esasperata. Arrivati a questo punto siamo a rischio di chiusura perché non abbiamo la possibilità più di gestire il servizio. A tal proposito a farsi sentire anche la CGIL tramite un'assemblea che diventa poi presidio. Drammatica carenza di personale di questo pronto soccorso, ma anche di tutto l'ospedale, in particolare dei medici, non è stata in alcun modo risolta, quindi noi abbiamo riconfermato lo stato di agitazione che avevamo sospeso davanti al prefetto per vedere se le iniziative prese dall'ASREM fossero utili e opportune a risolvere la situazione. Decideremo la prosecuzione, le forme di lotta e le forme di agitazione per la prosecuzione dello stato di agitazione. Chiaramente è nostra intenzione portare ai più alti livelli regionali la protesta perché pazienti e utenti di questo ospedale che ha un bacino enorme di utenza non possono continuare ad operare con quattro medici e in particolare con molti paramedici, infermieri OS in numero veramente ridotto. C'è bisogno in questa regione di un piano straordinario assunzionale perché altrimenti la nostra sanità, la sanità molisana, continuerà a stare sempre e comunque in situazioni drammatiche. Aggiungo che per evitare di pressare e stressare gli ospedali c'è bisogno di una medicina territoriale che faccia in modo di intercettare quei pazienti che comunque si presenteranno al pronto soccorso o comunque negli ospedali per delle patologie che potrebbero essere curate sul territorio. Per cui piano straordinario di assunzioni per gli ospedali ma anche per la medicina territoriale.